Prepariamo insieme la valigia per Madrid. Avevo regalato questo viaggio di mamma per Natale, quindi finalmente domani partiamo. Ho iniziato già a farmi un po' una lista delle cose che devo portarmi. Saranno 4 giorni, quindi iniziamo. Prima cosa da prendere, ovviamente, tuta. Le tute servono sempre. Quindi tuta per l'andata, tuta per il ritorno, sono entrambe di Skims, più ovviamente una magliettina da mettere sotto per così. Mentre sarò lì ci saranno circa 17 gradi, quindi non fa caldissimo. Devo pensare di portarmi comunque strati, jeans, magari toppettino, blazer, potrebbe essere la prima opzione, ma non so che jeans portare perché devono essere comodi visto che cammino tanto. Questi di Zara sono i miei preferiti del periodo, quindi sicuramente li porto, penso più per domenica. Per sabato potrei mettermi una tutina intera, questa qui. Comunque è comoda per camminare, fare shopping, eccetera. Ecco, ora perché ho visto che lì c'è tipo lo Zara più grande, il Primark più grande, quindi sicuramente farò danni. Preparatevi a vedere un sacco di haul. Poi, per la sera pensavo di portarmi un paio di pantaloni un pochino più eleganti. Questi qua di Uniqlo sono pazzeschi. Scherzavo, ho comprato questi nuovi jeans che sono super pieni di strappi, secondo me per Madrid ci stanno un sacco bene, con questa canotterina troppo carina col fiocchettino. Panta Zara, invece il top è di Bershka, super super bello. Anche c'è anche questa magliettina che mi piace un sacco, potrebbe stare bene con questi. Giacca e pelle. Comodo, Brecky? Per caso mi stai dicendo che non vuoi che parto senza di te? Ti metto in valigia? Come borsa mi porto sicuramente lei. Mi sa molto da Madrid, non so perché. Anche ci starebbe molto bene anche questa di Diesel. Soprattutto con questi look più grigi. Ci penso. Ok, per quanto riguarda il pigiamino, penso che mi porterò questo un pochino più pesante, perché sono freddolosa, metto già in valigia. Qui ho già messo panno per struccarmi, asciugamanino intimo e del viso. Quindi questo me lo metterò per partire. Per ora questi sono i vestiti. Aggiungiamo un blazer nero che potrebbe servirmi se fa più freddo. Beauty, skincare, haircare, tutto quanto care. Devo fare quello make-up, ma devo andare in studio. E quasi quasi lascerei tutta questa parte per lo shopping a questo punto. Questo è il mio bagaglio a mano. Stavo già mettendo dentro alcune cosine come jeans antemani, occhiali, cuffiette. Poi ho messo questo qui per attaccare il telefono ovunque. Poi questo perché probabilmente avrò il ciclo. Il caricatelefono ovviamente portatile. Come borsa alla fine porterò lei perché è più pratica e leggera, quindi perfetto per camminare tanto. Metto dentro il lip balm che mi è appena arrivato, adoro. Salviettine. Tutto. Portafoglio ovviamente e anche il mio gloss, questo è girly. Come beauty invece porto questo di Charlotte che è super carino, metto dentro un po' di medicine che potrebbero sempre servire, assorbente di scorta, importantissimo per pettinare le sopracciglia, specchietto e un altro igienizzante mani. Sapone, questo si scioglie con l'acqua. E mettiamo dentro. Metto dentro anche la borsa perché mi piace averla avere solo un bagaglio a mano. Porto anche questa acqua profumata. Mi porto anche l'altro telefono che è sempre comodo perché in viaggio magari uno si scarica e l'altro invece rimane bello che carico. Fare foto, navigatore. E lo vado a pulire con questo rubino super comodo. Come nuovo e lo lascerò sì senza cover, poverino, non ha niente, però le foto, il 13 Pro le faceva meglio. Fatemi sapere se anche per voi. E poi devo portare anche la macchinetta per vloggare perché farò il vlog a Madrid.
Per la valigia ho comprato questo qui di Hello Kitty, super carino per scrivere i dati in caso la perdessero, e ora la vado subito a mettere. Marta, questo era l'obbrobrio che avevo, penso, boh, dal 2016. Horrible. Ora, mettiamolo qui. Quanto è bello! Troppo carino! Adoro. Aggiungiamo make-up, pennelli. Questo per pulire un po' i pennelli in viaggio. Lacca. Valigia pronta. Io pronta, partiamo.